Iattoni, dunque 2-0 ancora, sono passati 2 minuti, palla sotto per Filippini, bello il movimento. Soni, l'errore, rimbalzo di Rubini che passa la palla a testa, arriva in corsa Danumba, scarico per Pieric, c'è il suo tiro, Pieric la tripla, ci aveva tentato diverse volte, adesso c'è riuscito, 4 secondi, ultimo pallone per Faenza, Ballabio la passa a Pieric, Pieric prova anche lui a tirare, poi Attoni la va a prendere davvero dalla spazzatura, facendo la voce grossa, si ritorna in campo, Pieric arma il braccio, il triplone arrivato da Casale Monferrato circa un mese fa, Petrucci, il piazzato di Filippini, pallone Petrucci, prova la tripla, scarico per Anumba, ancora per Pieric, vediamo se mette anche questa, la palla recuperata per la squadra ospite che ha il pallone del vantaggio. Esatto, prova adesso Marotta, testa, recupera palla, poi si incarta in qualche modo, Anumba sbaglia, Rubini! Firenze ha preso fiducia, un parziale aperto, 11-4 per la squadra in trasferta. Adesso, in questo momento. Assolutamente d'accordo con te, partita che rischia veramente di essere decisa da un episodio. Anumba! Fuori per Pieric, prova Pieric, Merlo, Poltroneri, Anumba su di lui, Poltroneri, scarico Petrucci, recupera palla, attenzione adesso, calmi ragazzi, secondi Petrucci, lunetta, mette il primo, 5-3-5-1, Anumba fa buona guardia su di lui, Passoni, Pieric ci mette la mano, 5 secondi, Passoni sbaglia la tripla, un secondo, prova l'ultimo, sbaglia, Faenza vince 5-4 a 5-1.